Ciao a tutti, benvenuti a Dopo GP. Siamo qui per commentare i fatti della Malesia. Prova numero 17 del campionato mondiale 2015, prova drammatica perché è venuti fuori dalla corsa che sembrava la più bella dell'era MotoGP, siamo arrivati alla più brutta e anche la più discutibile. C'è tanto da dire, lo facciamo come al solito con Giovanni Zamagni. Ciao Gio. Eccomi qua, grazie Nico, ciao, ciao a tutti. Eccomi. Reduce da Sepang e quindi testimone diretto della vicenda, e con l'ingegnere. Ciao Ciao Giulio. Nico, ciao Giovanni. Giulio Bernardelle in Motion Group. Allora, prima di entrare sui temi, che sono tanti, ma ce n'è uno che comanda su tutti, ci sono alcune domande dei nostri lettori, che naturalmente sono tutte riferite alla vicenda Rossi Marquez, ma che meritano un minimo di spazio e una risposta veloce. Allora, Luke Polimi, per te Giovanni, Rossi si è esposto a dire la sua giovedì. Voleva avvisare Mark, gioca pulito perché adesso tutti ti guardano, e Mark se n'è fregato e va bene. Ma la Honda ha preso in considerazione le parole di Rossi, ha fatto qualcosa per calmare Marquez? Perché è clamoroso che dopo la prima gara, che forse si poteva intravedere qualcosa, della seconda invece si è visto chiaramente. No, assolutamente la Honda non ha fatto niente, anzi la Honda continua a difendere il suo pilota, giustamente, a mio modo di vedere, cioè la Honda deve fare quello, non ha parlato col suo pilota, non concordo con il lettore, non doveva farlo la Honda, secondo me lo doveva fare la direzione gara o Espeleta o chiunque altro all'interno del motomondiale. Dopo le dichiarazioni di Valentino Rossi, secondo me avrebbero dovuto prendere tutti e due i piloti. Dire cos'è successo in Australia, se è successo o non è successo, datevi una calmata, eccetera, ma non lo deve fare la Honda, a mio modo di vedere. Certo, è giusto. Sono tante le domande su questo tema, ma è inutile perché poi anticipiamo troppo la nostra discussione. Però c'è una domanda che esce un po' dalla vicenda proprio contestuale e dice: e adesso come sarà la loro convivenza? Lo chiede Pluto00 nel paddock e nella squadra, nel caso di Lorenzo con Valentino. Io temo, con i soliti sorrisi e la solita ipocrisia, perché the show must go on. E voi che ne pensate? Inge. Ma diciamo che ci sono stati molti casi in passato, il più famoso di tutti probabilmente tra Valentino e Biaggi, ecco, che non si potevano vedere, comunque sono convissuti nel paddock per tanti anni. Penso che non sia questo il problema invece è soprattutto all'interno della squadra Yamaha come gestione, secondo me, nel senso che Lorenzo comunque si è schierato in maniera plateale e assolutamente eccessiva, probabilmente, contro Valentino Rossi, addirittura prima di vedere le immagini, quindi nell'immediatezza del dopogara, Yamaha invece ha presentato reclamo contro la squalifica e quindi in un certo senso c'è una spaccatura abbastanza netta tra Altro le due che. opinioni. Ecco, Lynn Jarvis, poi il team manager, ha dichiarato che le opinioni di Lorenzo sono opinioni personali e Certo. che non spetta a Certo. lui decidere in materia di squalifica. Naturale. Ecco, c'è tra tutte, diciamo, una domanda chiave che è giusto forse anticipare, cioè Giovanni, la condotta antisportiva, che a questo punto, per quanto riguarda Marquez, è stata perfino dichiarata dal capo della Race Direction, Mike Webb. Quindi non è parere ufficiale della commission, però è parere del capo. Condotta antisportiva. Non è punita, non è punibile. Ma allora, io intanto devo dire che cioè, su questo punto di vista, come sempre, il regolamento della MotoGP è abbastanza aleatorio, non c'è mai una precisione su troppi elementi, su troppi episodi che possono succedere in gara. Allora, quella di Mike Webb, che naturalmente ho sentito anch'io nel dopogara, è stata un'opinione personale, ha detto personalmente ritengo la condotta di gara di Marquez antisportiva, ma non lo puoi dimostrare. Però mi viene da dire, se non mi sbaglio, Valentino Rossi comunque è stato penalizzato per condotta di gara antisportiva, per aver buttato fuori pista, Portato fuori portato linea. fuori pista, fuori linea Marquez. Quindi, dire, se è antisportivo quello e consideri antisportivo quella di Marquez, allora devi pensare a una penalizzazione anche per E Marquez. allora, a questo punto, allora andiamo ad approfondire il primo punto, i temi del Gran Premio. E il primo tema, appunto, è questo fattaccio, il contatto, la sanzione. Allora, cominciamo dall'inizio. Brevemente ricapitoliamo. Tu eri là, Giovanni, la conferenza stampa di Rossi giovedì ha pubblicamente accusato Marquez di aver corso contro di lui per rallentarlo in Australia, che
poi ha vinto, quindi comunque la cosa era discutibile, non così evidente, ma insomma, lì è stato convincente. Valentino è stato, a mio modo di vedere, assolutamente convincente, tanto è vero che dopo le sue dichiarazioni io sono tornato con un articolo su moto.it con i tempi eccetera, dove secondo me si vedeva in maniera chiarissima quale fosse l'intenzione di Marquez in Australia. Sicuramente è stato sorprendente, nel senso che nessuno si aspettava che lui lo facesse lì, in quel momento lì, in quella maniera lì, quindi la prima reazione di tutti è stata quella di sorpresa. E lo stesso Marquez è rimasto sorpreso. Marquez sapeva perfettamente quale fosse l'opinione di Valentino, perché i due si erano visti in Australia domenica sera e Valentino gliel'aveva detto chiaramente, però anche lui non si aspettava che lo dicesse lì. Certo, adesso con il senno di poi si può dire che la reazione di Marquez di domenica a Sepang sia anche conseguenza delle dichiarazioni di Valentino. Però è anche vero, come dice Valentino, se io non l'avessi detto lui l'avrebbe fatto lo stesso e forse nessuno se ne sarebbe accorto. Quindi è difficile da valutare, però sicuramente quanto detto da Valentino giovedì ha avuto una conseguenza. Certo, dopo si può valutare l'opportunità o meno di dichiararlo pubblicamente, però partiamo da qualcosa di certo. Siamo tutti convinti che la condotta di Marquez a Phillip Island, origine diciamo di tutto il casotto, sia stata come quella che ha detto Valentino. Allora io ti dico subito la mia: sì, sono convinto che Marquez ha fatto di tutto per mettere Valentino su Iannone e impedirgli di vincere la gara. Poi la situazione gli ha concesso di vincere con un ultimo giro strepitoso e lo ha fatto, naturalmente. Sì, diciamo che secondo me il tutto parte anche da una dichiarazione di Marquez fatta immediatamente dopo la gara di Phillip Island riguardo al fatto che lo avrebbe rallentato in alcuni giri per abbassare la temperatura delle gomme, che è una cosa veramente che non ci può stare. Avevamo detto qui che non stava in cielo né in terra. Non ci può stare, l'avevamo già detto. Ecco, quindi diciamo è sembrato che Marquez si dovesse giustificare in un certo senso per qualcosa che lui sapeva di aver fatto, no? Di aver combinato. Effettivamente però dobbiamo entrare un po' nel tema di quello che è sanzionabile o non sanzionabile, no? Cioè, secondo me è fatta questa distinzione qua, cioè c'è qualcosa che può essere non perfettamente ascrivibile in un ambito di fair play dal punto di vista sportivo e che però non è sanzionabile, certo, perché non va contro i regolamenti. Ecco. Quindi obiettivamente Marquez in Australia era criticabilissimo probabilmente e di fatto Valentino l'ha fatto e così l'hanno fatto anche altri che hanno visto il Gran Premio. Era assolutamente criticabile per la sua condotta antisportiva, però il tutto rientrava nei limiti di quello che il pilota può fare in gara, obiettivamente. Quindi in un certo senso l'ha fatto con mestiere. Ecco. Quello che invece poi a Sepang è diventato qualcosa di plateale, era assolutamente evidente. Certo. Lui entrava in curva... Ecco, scusa, ti stoppo. Dopo andiamo a verificare e a capire bene perché diciamo che è assolutamente evidente che Marquez ha fatto di tutto per rallentare Valentino. Quindi, prima però, scusami, vediamo il sondaggio. Cioè, noi abbiamo chiesto a voi lettori se è più grave la provocazione di Marquez o la reazione di Rossi, e la risposta è stata a favore di Rossi per un bel 73,6%. Più grave la reazione di Rossi solo per il 27%, poco meno, per cento. Allora, adesso andiamo a capirci perché noi siamo convinti che Marquez ha corso su Valentino per rallentarlo. Che cosa ce lo fa pensare? Cominci tu. Ma sostanzialmente per quello che si è visto in televisione, questo può essere confermato poi anche sicuramente da dati di telemetria, cioè in quel momento lì Pedrosa e Lorenzo giravano intanto circa un secondo, da mezzo secondo a un secondo più veloce di Marquez e Rossi. Marquez tra l'altro veniva da una domenica mattina in cui era stato il più veloce nel warm up e quindi aveva sicuramente un potenziale diverso da quello che stava esprimendo in gara in quel momento lì. E l'analisi dei suoi ingressi curva in particolare, quindi le linee molto larghe di ingresso curva, quasi a voler significare che la manovra era per chiudere la curva più rapidamente, quindi per incrociare la linea con l'avversario in caso di sorpasso e quindi contro sorpassarlo. E poi determinate situazioni a centro curva in cui lui platealmente era più lento di Rossi quasi gli andava sopra, ecco.
E queste qui sono manovre, diciamo, tra virgolette, di mestiere, cioè non c'è niente di sanzionabile da un punto di vista regolamentare. Però insomma, è chiaro che sono manovre che se a Phillip Island erano in un certo senso passate quasi non viste, e lo stesso Valentino Rossi aveva detto che aveva dovuto rivedere la gara con il foglio dei tempi in mano per capire poi che la condotta di Marquez era stata quella lì, certo. A Sepang queste manovre qui erano evidentissime, e di fatto nei primi 5-6 giri hanno perso più o meno un secondo al giro dalla coppia di testa. Sì, aggiungo che la pista è la più larga del mondiale, dunque è facilissimo tenere linee di ostruzione. Per esempio, ci si butta all'interno, si posta interna alla curva, si gira piano e l'altro poi non può passare. Abbiamo visto portare Valentino sul collo in uscita, accelerando solo parzialmente per metterlo in difficoltà. Cioè, agli occhi di chi segue le corse da anni, questa cosa appare evidente. Giovanni? Sì, io però sottolineo un aspetto. Intanto, vabbè, il quinto giro, che è un po' il giro emblematico di tutta la corsa, si sono superati 9 volte. Mm-hmm. Lì, in quel giro lì si vedono bene linee, traiettorie, chiusura del gas, tutte le cose che avete detto voi. Su un aspetto però giudico più grave quanto è successo in Australia rispetto a quello che è successo in Malesia, perché in Malesia, nonostante i tempi fatti nel warm up, nonostante i tempi fatti nel FP4, Marquez non aveva il potenziale per vincere, perché a mio modo di vedere Pedrosa andava nettamente più forte. Invece in Australia, abbiamo visto poi anche con quell'ultimo giro, aveva nettamente il potenziale per vincere. Quindi vuol dire, in Malesia puoi anche dire: io non avevo la possibilità di stare dietro a quei due, lottavo per il terzo posto. Non è così, l'abbiamo visto con le tre, però secondo me ci può stare. Invece là è stato scientifico, nel senso che lui poteva vincere, invece sì, ha rallentato. Sì. Da questo punto di vista sicuramente sì, dall'altro punto di vista della guida, del disturbo, della casistica, della frequenza con cui ha messo in atto operazioni di disturbo, qui è stato più eclatante. Ma è stato più eclatante anche perché comunque eravamo preparati, certo, secondo me. Certo, gli occhi erano puntati. Valentino ce l'aveva detto e l'abbiamo, certo, l'abbiamo visto. Andiamo ad analizzare a questo punto la dinamica. Abbiamo un po' di immagini, il video ormai lo sapete a memoria, quello frontale che poi diventa laterale. Ecco, in questo punto Valentino, che tiene largo Marquez si è rialzato. Questo è il momento in cui Marquez, che era piegato, ha dovuto rialzarsi. Nell'immagine successiva vediamo che Marquez si butta ancora giù e dà una gran zuccata sulla ginocchiera di Valentino, che istintivamente, immagine successiva, apre il ginocchio. A quel punto, se andiamo ancora avanti, vediamo che a questo punto lo sterzo di Marquez si è girato, si è chiuso, Valentino non ha ancora il piede sulla pedale, lo sta mettendo, e quindi è presumibile che nel momento in cui ha aperto il ginocchio il piede gli sia scappato dalla pedana, o trascinato da Marquez o volontariamente con una sorta di calcio. Allora, dall'immagine che si vede poi dalla ripresa dall'alto dall'elicottero, quello che appare più probabile è che la toccata di Marquez a Valentino abbia coinvolto comunque anche la leva del freno davanti, e che in questa maniera qui, diciamo, sia stato Marquez in un certo senso a tirare via il piede sinistro dalla pedana della a sinistra della Yamaha Valentino. Ecco, quindi il movimento della gamba in un certo senso non è precedente, ma è immediatamente successivo alla toccata di Marquez. Questo si vede in maniera abbastanza evidente. Ecco, quindi diciamo non c'è stato un movimento della gamba di Rossi per far cadere Marquez o comunque per spostarlo, c'è stato invece precedentemente un ingresso curva, secondo me, molto largo di Marquez, e questo l'abbiamo appena detto, perché Marquez l'aveva appena controsorpassato e poi in quella curva lì era inspiegabilmente molto largo. Certo. E Rossi invece fa una linea più corretta, però a quel punto lì perde la pazienza e inizia a frenare, avendo Marquez affiancato, per portarlo assolutamente fuori linea, probabilmente per portarlo addirittura fuori dal tracciato. Ecco, quindi questo è il motivo per cui poi è stato penalizzato, gli è stata data la sanzione. Esatto, perché la sanzione non parla di calci, non parla di volontà di abbattere l'avversario, parla solo di... Sì, parla di
comportamento scorretto di Valentino che ha portato fuori traiettoria Marquez. Che è già sbagliato perché l'ha tenuto fuori ma non lo ha portato. Sì, perché il regolamento sostanzialmente dice che un pilota non può ostacolare platealmente quell'altro. Quindi è il motivo del... Dico comunque che l'episodio del calcio è determinante, nel senso che io a caldo, come credo tutti quelli che hanno guardato la televisione, hanno detto gli ha dato un calcio. E quello per me è stato a caldo, è stata una delusione. Io l'ho vissuto come un tradimento, lo dico chiaramente, l'ho vissuto come un tradimento personale ricevuto da Valentino Rossi. Naturalmente sto esagerando, perché insomma è un gesto bruttissimo comunque, se accade. Poi dopo si è visto che in realtà non c'è stato un calcio. E effettivamente anche quando Valentino ha detto non gli ho dato un calcio, io gli ho creduto subito, perché tendenzialmente... ho imparato a credere a Valentino su queste cose. Chi è contro Valentino continuerà a pensare che c'è stato il calcio. Però le immagini sembrano confermare effettivamente che non gli ha dato il calcio. E allora questo cambia un po' la sostanza, perché comunque insomma questo episodio bruttissimo non c'è stato. Rimane, a mio modo di vedere, il fatto che Valentino ha sbagliato a reagire in quel modo lì. È stato comunque un fallo di reazione, è stato provocato. Abbiamo visto mille campioni reagire alle provocazioni nel calcio, nella Formula 1, in tutti gli sport. L'abbiamo visti milioni di esempi. E Valentino, che io però ritengo il più forte di tutti anche in questo, purtroppo è caduto una trappola, perché quella traiettoria lì comunque, insomma, lui ha fatto una cosa anomala in quella curva ha fatto un comportamento Se lui avesse fatto la curva alla velocità corretta e quindi se ne fosse in un certo senso fregato di quello che aveva fatto Marquez, cioè dell'ingresso così largo, avrebbe sorpassato Marquez, come di fatto è successo in ingresso curva, e poi in uscita di curva sarebbe stato risorpassato sicuramente da Marquez. Si sarebbe riprodotta la stessa cosa. E quindi avrebbero continuato così, per cui lui vedendo questo in maniera plateale, perché il pilota che sta duellando con l'avversario lo sa assolutamente che in quella curva lì qual è la linea ideale, cioè qual è l'ingresso curva ideale per andare forte, vedendo platealmente che l'avversario voleva fare questa cosa qua, lui ha perso le staffe, come poi ha dichiarato. Il reclamo presentato da Yamaha poteva essere fatto in modo più incisivo? No. Il reclamo presentato da Yamaha è stato fatto correttamente, insomma, però è stato immediatamente rigettato dalla FIM. E la sentenza è definitiva in questo caso. Tra l'altro io poi non ho esperienza mia, non ho mai visto dei reclami che siano andati a buon fine, in casi simili a questo qui. Ci vediamo insieme alla classifica del mondiale, perché a questo punto naturalmente questa vicenda sposta parecchio la situazione, perché la sanzione di Valentino lo mette in ultima fila a Valencia. Il vantaggio di Valentino a questo punto è calato a soli 7 punti, lo vedete. Dietro di lui Marquez, Pedrosa, Iannone, vicinissimo a Pedrosa, si gioca ancora questo famoso quarto posto. Prima era il terzo posto, adesso è diventato il quarto. Prima era il terzo, adesso è diventato il quarto, purtroppo. E questa è la situazione. E aggiungo che storicamente, nessuno l'ha ricordato, ma c'è stata una gara che io ricordo, 89 a Brno, credo fosse, con Martinez, era una classe 80, e in squadra era con Herreros, Manuel Herreros, che vinse il titolo, e lui rallentò, mi pare fosse Oetl, per tutta la gara in un modo biechissimo, proprio entrando in tutti i modi, mettendosi, fermandosi in mezzo alla curva, eccetera. Non fu sanzionato perché allora, però il punto è che se non altro faceva il gioco del suo compagno di squadra. Qui la cosa clamorosa è che Marquez si è infilato in un gioco che non era. Allora io ti ricordo 90, quando Capirossi vinse il mondiale a Phillip Island con Gresini. Gresini era il suo compagno di squadra. E poi lo fece Marco Melandri da solo in Argentina contro al Zamora per rallentarlo, per mettersi agli altri, però lì fece tutto da solo. In due casi vennero quasi anche alle mani. Però la cosa nuova è che lui non c'entra niente, dai, questa è la cosa brutta. Sì, questa è la cosa brutta anche perché... Lui Marquez. Cioè viene fuori, verrebbe da dire l'invidia è una brutta bestia, ma insomma viene fuori per la prima volta in maniera eclatante che Valentino è detestato, è odiato da Marquez e forse è anche da Lorenzo, poi analizzeremo l'episodio di Lorenzo. Cioè di questa cosa non avevamo l'esatta percezione, sapevamo che molti piloti... insomma
sopportano a fatica la popolarità enorme che Valentino si porta dietro, togliendo spazio a loro. Anche i piloti italiani qualche volta l'hanno detto, penso a delle certe dichiarazioni di Dovizioso, eccetera. Però arrivare a questo livello di livore è abbastanza inaspettato. Però Nico, dopo quanto è successo in Argentina, gli attriti erano evidenti. Chiaro, così tanto no, però dopo l'Argentina, poi dopo l'Olanda ovviamente a maggior ragione, gli attriti erano... Quindi per Marquez era vendetta. Secondo me è una cosa appunto nata quest'anno, non è una cosa che deriva da... Cioè è un po' la Marquez, caratteristica dei campioni, Marquez. Per Marquez, chiaro. È un po' la caratteristica dei campioni portarsi dietro questo tipo di, certo, di considerazione qua, e anche di grossa dose di invidia da tutti gli altri i competitor che ci sono, ecco. Il problema tra Marquez e Rossi è nato sicuramente in Argentina, poi è esploso in Olanda, e di fatto da quello che io ho sentito da persone dell'entourage dei due piloti, obiettivamente sembra che precedentemente alla dichiarazione fatto in conferenza stampa da Valentino giovedì in Malesia, ci sia stato appunto questo scambio di vedute tra i due, e Marquez e comunque anche Alzamora abbia ammesso con Valentino, con il suo entourage, che effettivamente a Marquez non va giù la caduta in Argentina, perché... No, questo scusami, l'ha detto Alzamora domenica in Race Direction, quando Valentino si sono trovati, e ha detto... Quindi c'è sostanzialmente una conferma, ecco. E quindi diciamo la condotta di Marquez è anche abbastanza plateale e anche dichiarata, ecco. A lui non è andata giù, che lui ritiene che la caduta in Argentina sia stato il motivo vero poi della sua uscita dalla lotta per il mondiale, sostanzialmente, ecco. Per un momento cambiamo tema, andiamo su Pedrosa, perché il suo successo per Ettore è bellissimo, merita comunque di essere trattato a parte. Intanto ci guardiamo la classifica della gara, con appunto Pedrosa per 3 secondi e 6 su Lorenzo, Valentino Rossi con tutta la vicenda si è preso 13 secondi e 7, poi Bradley Smith, Carl Crutchlow che è entrato in contatto con Dovizioso purtroppo causandone in qualche modo la caduta, Petrucci sesto, migliore Ducati, poi Aleix Espargaró davanti a Vinales, le due Suzuki settima, ottava posizione. Gara da dimenticare per la Ducati, con anche il ritiro di Iannone, poi parliamo di Ducati, ma torniamo su Pedrosa. Tecnica, qui noi davamo per favorita la Yamaha teoricamente. Sì, cosa è successo? È successo sostanzialmente un'unica cosa, come sempre legata alle gomme, o come spesso accade legata alle gomme, cioè tutti quanti hanno dovuto usare gomme medie, quindi la scelta più dura per le Open, la più morbida per le factory a livello di gomma posteriore, e questo è successo tra l'altro anche per la gomma anteriore, l'extra dura non funzionava, e a quel punto lì obiettivamente, siccome c'era il problema della durata della gomma fino a fine gara con asfalto molto caldo di Sepang, è emersa la caratteristica della guida di Pedrosa, che è quello che spigola di più, cioè quello che rialza, diciamo, in uscita di curva prima di tutti la moto, e quindi accelera la moto molto meno inclinata degli altri, e questa cosa qui gli ha permesso di conservare obiettivamente la performance della gomma per più tempo, per più giri rispetto agli altri piloti, ecco. Noi abbiamo chiesto a voi lettori chi avrebbe vinto, il solito pronostico, chi avrebbe vinto a Sepang. Rossi 43,62%, per voi era il favorito. Marquez al 28,86, Lorenzo al 13,9. Iannone aveva visto salire le sue possibilità, secondo la vostra previsione, a 4,31, insomma, comincia a salire nella vostra considerazione Iannone. Pedrosa solo il 2,50%. Ecco, no, intanto vorrei sottolineare, siccome ho letto da qualche parte, vorrei sottolineare che Pedrosa ha vinto indipendentemente da tutto quello che è successo. Ho letto da qualche parte, Lorenzo ha rallentato perché sapeva, no, perché Lorenzo non sapeva niente, cioè Lorenzo gli davano il distacco su Valentino Rossi, quindi non sapeva cosa era successo alle sue spalle. E quei Pedrosa, 5 punti in più gli servivano, e come? Pedrosa, cioè, ha vinto bene, appena Lorenzo si è avvicinato un po', lui ha allungato di nuovo. Pedrosa ha vinto alla grandissima, è un Pedrosa in forma, secondo me è il miglior Pedrosa di sempre della MotoGP, questo. Lui ha sottolineato, ho vinto una gara sul bagnato, ne ho vinta una sull'asciutto, perché in Giappone era di fatto bagnato, e sta andando bene, mi piace. Poi mi piace il suo approccio, lui da tutti questi casini ne sta fuori, prende posizione, perché non si tira indietro, anche nelle dichiarazioni, cosa pensi di questo, però
sta al di sopra delle parti ed è neutrale. Mi è piaciuto moltissimo. Questo non è una novità, cioè no, che Pedrolo sia molto equilibrato e anche una persona di spessore, cioè uno che ha una sua profondità è noto. Sì, Pedrolo è un grandissimo talento, assolutamente, un pilota che io ho sempre apprezzato, soprattutto perché secondo me è stato il vero innovatore nell'era della MotoGP. Lui è quello che ha portato veramente uno stile di guida nuovo, un po' quello che aveva fatto Spencer quando arrivò nel motomondiale. È spesso criticato perché in 11 anni, cos'è? 11 anni di... Lui in MotoGP, dal 2006. Esatto. Ha vinto veramente troppo poco. Esatto. Però, diciamo, è un pilota secondo me assolutamente ricco di talento e di grandissimo potenziale, solo che purtroppo non è mai riuscito a mettere in fila la stagione tutta ad altissimo livello. Questo è vero. E questa volta qui si è comportato bene, secondo me gli aveva dato il 10 anche per il suo comportamento a livello di fair play. Certo. Ecco. Sì, assolutamente. E c'è addirittura una dichiarazione che se uno la vuole leggere, diciamo, potrebbe essere una dichiarazione che faceva presagire che nell'aria ci fosse questa sorta di lotta intestina in atto. Ecco. E lui ha detto: volevo fare la mia gara e tenermi fuori dai casini. No? Ecco, quasi che lui sapesse che già sarebbe successo qualcosa di particolare. Infatti l'ha detta però dopo, quando effettivamente era successo il casino. Dopo, ecco. E quindi di fatto lui comunque si è comportato assolutamente bene, gli ha dato assolutamente merito per questa cosa qua, perché è importantissimo. E come vedremo poi, parlando del prossimo Gran Premio, è il vostro favorito anche per Valencia. Dunque noi a questo punto passiamo a Lorenzo. Partendo da qui, Lorenzo ha il titolo in tasca? Intanto è una domanda che abbiamo posto già ai nostri lettori e vediamo il risultato del sondaggio. Secondo voi, per il 52-65% è sì, il titolo è già in mano a Lorenzo, però una buona parte di voi, quasi il 40%, il 39-24% dice no. E quindi se la giocano ancora a Valencia. L'8-1 non so, ma voglio sentire il parere di Giovanni e poi di Giulio. Allora, io non sono così d'accordo che è scontato, o meglio, in una gara normale dove mettiamo, perché ancora non lo sappiamo perché dobbiamo andare là, mettiamo che le Honda vadano forte come sono andate nelle ultime gare, allora c'è sinceramente la possibilità che facciano primo e secondo, la netta Valencia. Possibilità che facciano primo e secondo a Valencia. Quindi mettiamo che, sono tutte ipotesi ovviamente, non hanno neanche fatto un giro di pista, e Lorenzo arriva terzo, a quel punto Valentino secondo me lo può vincere il mondiale. Deve arrivare sesto. Ha la possibilità di arrivare sesto, secondo me sì. È chiaro che però il sospetto che viene subito dice: ah, ma Marquez non farà mai star dietro Lorenzo. Questa è una variabile importantissima, poi io dico anche che Marquez non si può sputtanare di più. Ma forse non c'è limite allo sputtanamento, dipende. Forse non c'è limite, però insomma sarebbe veramente troppo evidente se lo facesse passare. Sì, certo. Quindi secondo me è ancora in gioco. Poi è chiaro che è difficilissimo, perché comunque va in una pista dove è difficilissimo superare. Forse in un'altra pista sarebbe più facile, a Valencia è ulteriormente difficile. Bisogna vedere le condizioni meteo, perché insomma è novembre, quindi mettiamo che non piova, che quello poi mescolerebbe tutto, ma anche se non piove può essere che l'asfalto è freddo, quindi fai fatica a spingere. Sarà sicuramente, tra l'altro Valencia viene anche da un periodo in cui il tracciato è poco utilizzato, quindi difficile spingere all'inizio, insomma ci sono tante variabili. Sicuramente i tempi non saranno buoni, ecco, ci saranno molte difficoltà in queste situazioni qua, sicuramente la Honda Posso fare una domanda, ingegnere? Sì, secondo te non... Allora, Valentino di fatto non deve preparare le qualifiche, giusto? Non deve mai mettere una gomma più morbida per fare quel tempo, cioè lui ha gli interi turni di prova per lavorare solo sulla gara. Può essere un minimo vantaggio o no? Ma può essere, diciamo sulla carta sì, poi in realtà il metodo di lavoro, cioè non è che il setting per fare il tempo... o per avere la moto che va bene nell'arco della gara sia diverso da un settaggio invece che ti permette di fare il tempo in qualifica, ecco, per in particolare un motivo, cioè non ci sono gomme vere da qualifica, certo. Quindi in realtà tu devi mettere la moto a punto, ed è chiaro che se la messa a punto è veramente al top riesci ad andare forte subito e quindi riesci anche a fare il giro in qualifica. Qui secondo me da questo punto di vista cambia veramente poco, sì, anche cambia perché... soprattutto a livello di pressione, ecco, lui non deve fare la Q2 non deve fare la Q2 con la pressione per fare il tempo sul giro, quindi può star fuori, diciamo,
10 giri a provare ulteriormente. È un quarto d'ora guadagnato, se vuoi, da quel punto di vista lì. Ecco. Però, momento, lui appunto la Q2 o la Q1 la farà secondo il tempo da cui uscirà dall'FP3. Sì, lui teoricamente fa la Q1, può fare la Q1 e la Q2, può fare lui probabilmente. Turni, io credo quindi che dopo viene messo in ultima fila, indipendentemente, certo. Però per il suo, non solo il gusto, ma anche per la sua prestigio personale, farà secondo me delle super prove, anche delle super qualifiche. Non credo che cambierà minimamente il suo metodo di lavoro, anche cioè comunque, un eventuale polto, dici, darebbe la carica, certo, o comunque sta davanti a Lorenzo, dici, penso, guarda. Penso di sì, penso che non cambierà una virgola nel modo di lavorare, personalmente. Sì, sì, probabilmente se lui, appunto, se lui vuole per un motivo, diciamo, psicologico, per una questione di morale, lottare per la pole, lo potrebbe fare. E invece potrebbe anche scegliere di fare il quarto d'ora della Q2 come una specie di mini long run per fare la prova della messa a punto finale, come poi sarà il warm up della domenica mattina, sostanzialmente. Ecco. Ma torniamo su Lorenzo, perché eravamo partiti da lì. Noi abbiamo una fotografia, ma se ne è parlato anche sul web. Lorenzo sorpassa Valentino con bandiera gialla. Se ne è parlato a Valencia? Allora, scusa, Valencia. In Malesia. Allora, è venuto fuori, allora, durante la gara. Io parlo di sala stampa, nessuno all'interno della sala stampa si era accorto di questo episodio. Quando siamo arrivati alla conferenza stampa è andata per le lunghissime, perché quello Valentino era in direzione gara, insomma c'era stato molto ritardo. E dopo, quando sono arrivati in sala stampa, sono arrivati soltanto alla conferenza stampa, soltanto Pedrosa e Lorenzo, perché Rossi non c'era, perché era ancora andata per le lunghe l'episodio con la direzione gara. È stata fatta una domanda specifica a Lorenzo, che di fatto ha sorpreso tutti, lo stesso Lorenzo, che ha detto: ma non mi sembra che sia l'argomento di cui discutere adesso, però in questo caso difendo Lorenzo, perché secondo me lui non lo sapeva, non se ne è accorto, come tutti gli altri che erano lì, a parte il giornalista inglese che ha fatto la domanda, quindi è emerso in quel momento lì, però dopo devo dire anche che si è approfondito tutto il resto, ma non, colpevolmente forse non abbiamo approfondito questo, però di fatto le immagini sembrerebbero abbastanza evidenti. Ah sì, si è visto nel dopogara, quando appunto davano questa inquadratura, che c'era quel Marshall con la bandiera gialla. Perché era caduto al primo giro, esatto. Bassa, stavano ancora spostando la moto, questa è la prima curva, e sono arrivati alla prima curva con le bandiere gialle. Esatto. Esposte, sì, probabilmente era l'unica bandiera gialla da Nord del Vero, perché poi nel proseguio dell'inquadratura non ce ne sono più, quindi è stato probabilmente basta una. Esatto, è stato probabilmente attribuito al Marshall l'errore più che a Lorenzo l'errore. Sarà così, sarebbe bello però che in questo caso direzione gara facessero dei comunicati per raccontarci. No, l'abbiamo chiesto noi al web, ha detto: dalle immagini che abbiamo noi a disposizione non abbiamo nessun episodio, e nessun Marshall ha segnalato, perché poi la direzione gara interviene anche se il Marshall segnala. Dice: nessun Marshall ci ha segnalato il sorpasso con la bandiera gialla. Il problema della latitanza, in un certo senso, della direzione gara, cioè dell'arbitro in MotoGP, nel nostro sport, si è sentito varie volte. Ecco, quindi io penso che ci debba essere un intervento più incisivo, ecco. C'è un altro, perché loro, cioè, si parla tanto, ecco, e loro dovrebbero essere quelli che si interessano di più ai fini della sicurezza dei piloti, ma soprattutto ai fini del fatto che lo spettacolo sia svolto, no? Si svolga sia trasparente, sia a livello di fair play, ecco, in una situazione assolutamente bella. Ecco. Assolutamente. E quindi probabilmente quello che doveva essere fatto, come diceva giustamente Giovanni prima, a Sepang, era di richiamare i due piloti e i team manager, e quindi di dire: siete sott'occhio, no? sotto la lente di ingrandimento, e quindi siete tenuti a comportarvi bene. Gli fai vista capire di che ci sono, ci siamo, vi guardiamo. Esatto. Non è che la stessa cosa, secondo me, tanto più deve essere fatta a Valencia, prima della gara. Ah, certo, ecco. Però purtroppo temo questa cosa che qui è doverosa. Certo, ecco. Spero che si venga fatta, ma temo che non ci sia una personalità abbastanza forte all'interno della Race Direction che possa, col suo carisma, dare veramente importanza a un incontro del genere. Temo che non ci sia, questo sia il punto. Ma torniamo a Lorenzo per chiudere. Il suo livore nei confronti di Valentino, la sua richiesta di sanzioni più pesanti, io conto di arrivare a Valencia in vantaggio di punti, io voglio che sia squalificato, di fatto, ha costretto perfino Lynn Jarvis,
pure lo adora, a prendere le distanze da queste dichiarazioni. Incredibili, nessuno se l'aspettava. Sì, è emerso, diciamo, un rancore assolutamente ingiustificato, nel senso che non era giustificato da nulla. Ecco, probabilmente al parco chiuso gli hanno un po' raccontato, certo, com'era andata, dando un'interpretazione, una versione che l'ha caricato in quel senso lì. Questo probabilmente è l'unica giustificazione che si può dare a lui, perché di fatto lui non poteva né essere stato informato durante la gara, perché gli dava un terzo rossi, e dall'altra parte non poteva aver visto in quel momento lì, quando ha fatto quella dichiarazione lì, tutto il corredo di immagini, di filmati, per, certo, capire com'era andata. Ecco, quindi ci sta che il suo entourage al parco chiuso gli abbia, sicuro, dato una versione, sicuro, caricandolo in maniera negativa. È chiaro che però ne è uscito con una figuraccia veramente incredibile. Scusa, sorprendente, che noi proprio la volta scorsa eravamo abbastanza tranquilli che invece dentro il team Yamaha non ci fossero divisioni, e invece evidentemente le divisioni ci sono, e come. Tu come l'hai giudicato? Ma ci sono, e secondo me sono inevitabili, dai, sì, sono comunque due compagni di squadra che si giocano il titolo. Allora, secondo me la versione di Lorenzo è stata bruttissima, a me questo è forse l'unico aspetto che non mi piace di Lorenzo. A me Lorenzo mi piace in generale, però questo sempre piangersi addosso, questo insomma recriminare contrazioni che fanno gli altri, perché lui in passato l'ha fatto anche con lo stesso Marquez, chiedendo sanzioni di ogni tipo, lo fece in passato col povero Simoncelli. Insomma, lui in questi episodi qua la sua posizione è chiara, cioè secondo lui bisogna correre in maniera differente e chiede sempre delle sanzioni. Voglio solo aggiungere una cosa, una piccola difesa per Lorenzo. Allora, devo dire che l'ho notato proprio a Sepang, loro, tutti gli altri piloti che non siano rossi, sono veramente sottoposti a un bombardamento di tifosi che può dare fastidio. Allora, mi spiego meglio, cioè, non è colpa di Valentino, no? Naturalmente, però fuori dal box Yamaha, in attesa che arrivassero i piloti, c'erano solo tifosi col cappellino giallo, con la maglietta gialla, eccetera. Entri in questo ambiente, secondo me già lo percepisci. Sono arrivati, quando arrivano loro nel box, le moto vengono tutte schierate nella pit lane e i piloti sono dentro al box che parlano con i tecnici, si concentrano, eccetera. Inquadravano Valentino Rossi, c'erano 88.000 persone che applaudivano, certo, si alzavano in piedi, eccetera. Hanno inquadrato Lorenzo, ci sono state 88.000 persone, purtroppo, che hanno fischiato, le ho sentite. Dove io, questo? In Malesia. Ah, non a Misano? No, in Malesia. Non a Mugello? No. Quindi là, per dire che tutto il mondo è paese. Poi, qua, e quindi tu sei seduto nel box, vedi una marea gialla davanti alle tribune, perché le tribune erano tutte gialle, ti inquadrano e senti dei fischi, brutto. Inquadrato Marquez, si sentiva così, lo senti, voglio dire, l'ho sentito io, lo sentono anche loro. Chiaro. Quindi è una piccolissima giustificazione che do a Lorenzo, sì, dire, che sei sottoposto a una pressione, a un'invidia, a un rancore verso quell'altro che ha tutto. Oltretutto, oltretutto nelle prove, Valentino sul finale l'ha messo in seconda fila, e questo sicuramente gli ha bruciato da morire, era già pronto a infilarsi tra le prime tre moto. Sì, tanto anche lì, ecco, una piccola quindi, figuraccia, nel senso che se è arrivato a motore spento al parco chiuso e mestamente pesante, poi se ne è dovuto andare. Ecco, secondo me, voglio dire, posso capire che dopo uno reagisce in quella maniera. Però sì, non lo giustifico assolutamente, secondo me lui nel dopo gara è stato vergognoso. Alla fine si rischia di giustificare tutto, ecco, sì, no? No, certo, che poi alla fine tutto ha una giustificazione, o comunque tutto ha una giustificazione, tutta una motivazione. Secondo me invece vale il discorso che sono personaggi pubblici assolutamente di livello, lo spettacolo va in tutto il mondo, c'erano decine di milioni di persone che guardavano, e quindi devono assolutamente attenersi a un certo tipo di comportamento. Sì, le sue dichiarazioni sono vergognose. L'abbiamo visto tutti. No? Sì, però scusa, qui ti troppo, perché purtroppo un po' tutti sono grandi piloti, ma non sono grandi uomini. Cioè, per esempio, ancora questa volta Marquez a dire che stava aspettando che le gomme entrassero in temperatura. Valentino, ero fuori per impostare meglio il curvone, la prima dichiarazione a caldo. Cioè,
è raro che dicano la verità, è raro che abbiano la forza di imporre la chiaro, loro Nico, però da dei personaggi pubblici, da personaggi sportivi di così gran livello... Ti aspetti di più. Ma è anche giusto avere una richiesta, secondo me. Penso anch'io. Oltre che aspettarselo, è anche giusto chiederlo. Cioè, la gente vuole avere qualcosa di livello. In un discorso complicatissimo, però sono anche ragazzi di 20-30 anni. Insomma, a volte, secondo me, li carichiamo di troppa responsabilità. Questo però è un'opinione. Non sono dei bambini, dai. Comunque, passiamo alla Ducati, che dobbiamo stringere un po'. Ducati, pessima corsa, purtroppo Iannone è fermato però dalla sfortuna, perché lì c'è stata una sassata nel radiatore. Dovizioso in qualche modo ha buttato giù da cracciolo, questa è la sensazione. Sì, sì, è stato tirato giù da cracciolo, non stava andando malissimo, però su questa pista sono emersi meglio ancora i problemi della Ducati in frenata, perché anche Iannone era in difficoltà, comunque al di là del problema tecnico. Sì, certo, non era in palla. Era comunque in difficoltà e quindi sarebbe stato in ogni caso un gran premio sottotono per le Ducati. Certo. Dovizioso avrebbe fatto quinto forse. Quindi però, comunque Cracciolo ha fatto quinto ma a 28 secondi, quindi ha un ritardo importante, lui era lì a giocarsela con Cracciolo, quindi il ritardo sarebbe stato quello. Ma ovviamente ingegnere, sì, un parere tecnico su Ducati, dobbiamo un po' correre. A parte gli episodi inizio stagione dove Dovizioso andava fortissimo e qualche raro episodio durante la stagione, penso che dalla Ducati quest'anno ci si doveva aspettare qualcosa di più, ecco, a livello di risultati. Ci sono stati molti episodi sfortunati per Dovizioso, anche per Iannone, due ritiri almeno per problemi tecnici, però obiettivamente la moto secondo me doveva dimostrare di avere un potenziale più alto, perché di fatto il progetto secondo me ce l'ha, potenziale più alto. Ecco, quindi bisogna capire, è difficile valutarlo dall'esterno, però bisogna capire cosa non abbia funzionato in questa stagione per Ducati e cosa sia da correggere. Secondo me questo aspetto qua è proprio nella preparazione della gara, cioè più che qualcosa a livello tecnico, a livello di moto, a livello di ciclistica, a livello di sospensioni, a livello di motore, a livello di elettronica, cioè manca ancora qualcosa a livello di capacità di preparare la gara, ecco. Quindi lavorare con i due piloti, di supportarli, dei due piloti magari di riuscire a trasferire quello che vogliono ottenere al team, ecco, quindi c'è da armonizzare questo tipo di situazione qua, secondo me. Interessante valutazione. Ci sarebbe anche da considerare Suzuki, che ha fatto una buona gara, Aprilia, che è stata sorprendente sia in prova. Sì, è stato sorprendente a livello del risultato finale, poi però se vediamo il distacco come tempo sul giro, in realtà non cambia tantissimo. Però chi prova è obiettivamente forte, Bradel, va dato atto a Bradel di aver portato, diciamo, un trend positivo, se non altro, a livello di sviluppo della moto. A Suzuki invece è assolutamente a confermare quello che ha già fatto vedere in tutta la seconda parte di stagione. Però la Suzuki è comunque arrivata a 39 secondi e l'Aprilia a 44. Meglio l'Aprilia della Suzuki, secondo me. Se guardiamo... In questa gara qua, nella media della seconda parte di stagione, obiettivamente Suzuki, secondo me, continua un trend positivo. Ecco, cioè il progetto dimostra ad essere assolutamente centrato e quindi in prospettiva è molto buona la possibilità per l'anno prossimo. Io sono anche molto curioso di vedere la nuova Aprilia, che però arriverà a dicembre, dicono, no? Arriverà a dicembre. Voglio leggere brevissimamente, però lo merita, qualche commento dei lettori. Flavio 749 e molti altri sono contro Valentino, perché qui poi i tifoseri si dividono. Ve ne leggo una contro Valentino: prima si ritira dalla MotoGP e prima avremo gare vere fatte da piloti veri e non da attori di teatro. Noi respingiamo questo tipo di opinione. Nobby Clark, si chiama così perché segue le corse del tempo di Agostini, non mi perdo una gara, ma d'ora in avanti leggerò i risultati su moto.it. Peccato, sport lo amavo. Comunque, grazie Valentino per tutto quello che hai fatto in questi anni. Pazienza, se non vincerai il decimo titolo, resti il più grande di sempre. Alessandro, Valentino ha sbagliato, però Marquez ha chiaramente impedito a Rossi di correre, cosa riconosciuta dai giudici. Quanto a Lorenzo, dovrebbe starsene zitto, lui è ancora meno campione perché ha combinato il biscotto con Marquez. Andiamo sulla prossima gara. E prima di parlare di Valencia e di un circuito su cui si corre dal 99, lungo 4.000 metri, rettifilo è di 876,
si gira a sinistra, una curva a sinistra e 5 a destra. L'anno scorso Marquez, Rossi, Pedrosa terzo, 3 vittorie per Pedrosa, 2 per Rossi, 2 per Lorenzo. Ma Rossi ha vinto nel 2003 e nel 2004, quindi tanto tempo tanto fa. Prima di parlare di questo, c'è Riccardo Cucchi, giornalista di Rai Sport, che su Radio 1 questa mattina, durante il programma Italia sotto inchiesta della Falcetti, ha detto che un gruppo di piloti gli avrebbe riferito a Valentino di andare a correre a Valencia, perché lo faranno passare subito per giocarsi la sfida con Lorenzo. Ora io non so che filo diretto abbia Cucchi con i piloti, però la notizia andava detta, andava riportata. Ma Nico, non so come commentarla, non capisco come Cucchi sappia una roba del genere. Cioè, ammesso e non concesso che un pilota di Valentino ti faccia passare, ma come fa a saperlo Cucchi? Cioè, non credo che lo dica pubblicamente, o no? Anche perché sennò sarebbe sanzionabile dalla direzione legale. Condotta antisportiva non è sanzionabile. Quella scorretta. Va dato, probabilmente, però questo sta a significare che, come in tutta questa stagione, anche l'ultima gara finirà senza un confronto diretto tra Rossi e Lorenzo, nel senso che il comportamento degli altri piloti, in particolare dei due della Honda, ma di uno della Honda, cioè di Marquez, sarà determinante probabilmente per sancire la vittoria di Lorenzo o il contenimento del poco di vantaggio che avrà Valentino se riuscirà a vincere lui. E comunque il nostro favorito qui è Pedrosa, Honda è superiore. Ah, su questa pista di solito sì, ecco, è una pista assolutamente poco significativa per la MotoGP. Ci sono delle curve che sono quasi tutte da seconda, con dei raggi di curvatura e una morfologia proprio del tracciato che è poco di spessore per le prestazioni, per il peso della MotoGP. Ecco, quindi a parte forse l'ultimo curvone, ecco, che si fa di quarta marcia. Di solito incide molto la caratteristica dell'asfalto, l'asfalto ha poco grip, si arriva a correrci a fine stagione quando la pista non è così utilizzata e quindi la Honda mediamente è la moto più favorita. Uh-huh. Tua previsione? Sì, a vederlo sembrerebbe così, Pedrosa soprattutto mi sembra il favorito in questo momento, però abbiamo visto che poi i pronostici sono sempre stati smentiti. Sì. Fino adesso, quasi sempre smettiti. Quasi sempre, esatto. E allora a questo punto chiudiamo con la speranza, l'augurio che sia una bella gara. Adesso poi purtroppo il verdetto sarà comunque discusso, discutibile, non ci sarà un campione vero. Però speriamo almeno che sia una gara spettacolare, che Valentino se la possa giocare fino in fondo. Sì. Questo è la nostra assolutamente. Speranza. Questo è l'auspicio, assolutamente. Grazie a tutti voi per averci seguito fino a qui, grazie al grande Gio Zamagni. Ci vediamo fra pochissimo, o no, dopo Valencia. Dopo Valencia, e l'ingegnere, sì, certo. Grazie Giulio. Ciao Giovanni. E noi ci vediamo subito dopo Valencia. Una gara straordinaria, uno spettacolo come ci sognavamo, se si parte così chissà dove possiamo arrivare, l'entusiasmo è alle stelle, 3 italiani sul podio, come non capitava dal Giappone 2006, dunque grandissima impresa, nessuno spagnolo vincente, è piaciuto molto a Zamagni, è vero? Sì, ho lottato molto con i miei amici spagnoli in tutti questi anni e finalmente mi sono preso una bella rivincita in Qatar. E Valentino, e le Ducati, già.